Che il latino dice ho fatto queste opere. Ho fatto queste opere. Io sono uno che lavora tutto il giorno ai quadri, alle sculture, manipolo oggetti, faccio di tutto. Costruisco con i giornali, la cartapesta, insomma sono un creativo a tutto tondo. E questo è il risultato per esempio del mio teatro. Io negli anni 70-80 ho fatto molte performance teatrali, e mi sono addirittura legato con le corde nel mio studio. Mi sono messo la luce in bocca nascosta e ho fatto la mia trasfigurazione, che è stato un grande successo. Sono rimasto nel buio dello studio con due micro lampadine in bocca e gli amici arrivavano, aprivano la porta e vedevano il mio corpo illuminato da dentro. Quanto è importante uno spazio per poter esprimere la propria arte? È importantissimo, solo che per esempio io che sono vivo a Salerno dagli anni dell'alluvione, ho fatto tanto, ho aperto gallerie d'arte, ho fatto l'editore, ho messo su un museo e non c'è possibilità di crescere, di realizzare queste cose a Salerno. Almeno io penso che dopo la morte di Lelio Schiavone, che stimo e voglio bene, non ci sarà più niente a Salerno. Gli auguriamo 1000 anni però a lei. Io gli auguro 1000 anni perché gli voglio bene, però è veramente drammatico. Volevo mettere un museo a Salerno perché io ho una collezione bellissima di arte moderna. Però da solo come fare? I politici sono quelli che sono, i colleghi sono quelli che sono, quindi mi sono ritirato a vita privata e faccio le mie cose. È più invidia o più cecità? No, no, invidia lei? Non ce n'ho, io ho l'amarezza perché io sono un uomo di amore, di slancio, sono generoso. Ho perso tutti i miei guadagni pubblicando libri, queste cose qua. Ti ritrovi con le mani vuote, insomma, io adesso ho un palazzo che mi ha dato il comune 8-9 anni fa, sta deperendo, non c'è un politico che viene e dice ma che succede? Comunque io inaugurerò questa fondazione con una serie di grandi quadri che ho donato al comune di Fisciano, in ricordo mio, perché là almeno il popolino mi ha trattato bene e quindi in gesto di gratitudine donerò queste grandi opere mie. È tutto qui. Sta mostra mi rende molto felice perché finalmente posso esporre queste opere inedite che nessuno ha visto in gallerie d'arte. Sono stati tutti oggetti di teatro delle mie performance. Questo è. Steve, no? Etruschi di frontiera da una parte è un'icona dell'arte contemporanea insieme. Sì, è la linea che stiamo seguendo nella rassegna Contemporaneamente Museo dal 2003, che ha visto Wanda Fischina con le sue vivide cromie entrare proprio a appropriarsi delle vetrine in cui ha creato un cortocircuito. Poi abbiamo avuto Mautone, Alessandro Mautone, il noto ceramista, che con le sue raffinate terrecotte si è messo in completa sintonia con i preziosi reperti del museo. E adesso Lissa, che con la sua dirompente personalità ha rotto tutti gli equilibri e possiamo dire che ha riarredato il museo con le sue installazioni di colore nero, che sono molto simili e riecheggiano il nero del bucchero dell'Etrusco e creando quindi una diversa, vivacizzando gli ambienti e creando proprio una nuova vitalità nelle collezioni antiche. È uno spazio per Pietro Lista che non ne ha tanti per esporre le sue opere. Ma il Museo Nazionale di Pontecagnano è un museo assolutamente aperto, aperto a nuove forme di comunicazione, aperto agli approfondimenti della ricerca archeologica, quindi un museo a tutto tondo. Gli Etruschi di frontiera, perché appunto Pontecagnano è l'ultimo avamposto etrusco d'Italia meridionale, espone delle collezioni eccezionali e da qualche anno ha iniziato questo percorso di dialogo, non un percorso episodico, ma ormai è un percorso programmatico che va avanti con molta soddisfazione non soltanto nostra degli addetti ai lavori ma anche del pubblico che appunto ci gratifica con la sua presenza, quindi un dialogo programmatico tra archeologia e arte contemporanea. E la mostra di Pietro Lista rappresenta il coronamento di questo discorso, perché attraverso le sue opere, i materiali minimi che utilizza, questo rapporto con l'antico diventa ancora più percepibile e diretto. Non un percorso episodico, ma ormai è un percorso programmatico che va avanti con molta soddisfazione, non soltanto nostra degli addetti ai lavori, ma anche del pubblico che appunto ci gratifica con la sua presenza. Quindi un dialogo programmatico tra archeologia e arte contemporanea.
E la mostra di Pietro Lista rappresenta il coronamento di questo discorso, perché attraverso le sue opere, i materiali minimi che utilizza, questo rapporto con l'antico diventa ancora più percepibile e diretto. Quindi è un'occasione sicuramente anche per il museo di ampliare la sua offerta culturale, potenziare quella che è la promozione che noi stiamo avviando di questo museo, che purtroppo non ha ancora la giusta posizione nel piano, diciamo, di esposizioni, luoghi di esposizione regionali, non ha la stessa risonanza che invece merita. Quindi un museo appunto che si apre ancora una volta all'arte contemporanea e che cerca sempre di più di diventare un punto di riferimento per questo territorio, per i piacentini, dal momento che noi ospitiamo testimonianze archeologiche molto rilevanti di questa terra, ma che per i suoi grandi spazi, quindi spazi che consentono l'allestimento di mostre, un auditorium, la biblioteca comunale che è ospitata qui dall'aprile di quest'anno, diventa anche un luogo dove proporre e svolgere eventi culturali di risonanza anche provinciale.